pochi minuti fa ho firmato una ordinanza che sostituisce il decreto presidenziale firmato ieri, questo per aggiungere alcune cose tecniche che ieri sera ovviamente erano ancora in corso di elaborazione, oggi specifica alcune cose in più nel genere dell'edilizia consentita, specifica alcune cose rispetto a coltivazione da parte di privati di orti, poderi e piccoli allevamenti di animali da cortile. Molti si chiedevano questo cosa comportasse in termini di permesso di abbandonare il proprio domicilio per recarvisi. Abbiamo specificato ovviamente per evitare che questo comporti in qualche modo un'apertura di seconde case, di alloggi, di piccoli poderi rustici, il fatto che è consentito se riguarda nel comune di residenza del proprietario dell'orto o del frutteto coltivabile o al massimo nel comune limitrofo, ovvero deve essere un appezzamento di terra, diciamolo così, pertinenziale rispetto all'abitazione principale e non, come si dice, il giardino di una seconda casa, che resta comunque inibita e vietata in questo momento. Queste sono le principali novità, oltre a alcune parti relative al servizio di trasporto pubblico locale, che come sapete viene demandato per la programmazione ai presidenti, al presidente della regione già dal precedente DPCM, e alcune altre piccole specifiche, direi, di non particolare interesse se non per le pubbliche amministrazioni, non per i comuni cittadini. L'ordinanza resterà in vigore ovviamente fino al 3 maggio notte, quando poi il governo in qualche modo rinterverrà nuovamente sulla sua normativa principale, il DPCM.